colleghi. Ciao Rossi. Collega. Ehi, maresciallo Fusco. Ehi Rossi. Ma fate l'esame del sangue? Come le ho fatto? Com'è andata? Malissimo. Malissimo? E per forza. Penso di essere stato bocciato. Bocciato? E il risultato? RH negativo. Vabbè, allora sei negativo. Bocciato. Ma quello studio. Oh, ma che fine ha fatto l'appuntato Faldone? E quel si sarà persi in mezzo alle carte come sempre. Faldone. Vabbè, va. Ehi, buon lavoro, colleghi. Ciao, grazie Rossi. Ciao, ciao, ciao. Questa carta qua, questa qua. Non la riesco a trovare. Questa qua sarà la 21. Comodi, comodi. Oh, come andate? Buongiorno. Va bene? Sì. Allora, cerchiamo di mettere un po' di ordine, Perché quello che succede in questa caserma sono cose strane che succedono. Come abbiamo avuto preoccupato? Che succede? Preoccupato? Allora, scrivi, mi piacere, facciamo un messaggio, lo mettiamo in bacheca. In dato odierno? Dato odierno. Tutti i carabinieri. Carabinieri. Che desiderano. Partecipare al funerale di un proprio caro. Sono pregati di comunicarlo al maresciallo. Con almeno 10 giorni di anticipo. Ma come da, scusa, 10 giorni? 15, metti 15. 15 giorni, maresciallo. Un mese, metti un mese di anticipo. Mo sì, un mese. E che rimanga tra noi per piacere, Certo. Mo scrive e metti in bacheca. Comandante! Io, già che sto, mo' prenoto per mia suocera. Spero che avvenga entro una settimana. Te lo auguro, eh. Condoglianze, a proposito. Oh, Antonella, e dai! Madò, di nuovo quel giaccone ti sei messo! Ma scusa, ma che vuoi? Ogni volta mi devi fare la critica! Io a farti la critica? Sì! Assolutamente no, per esempio, dei tuoi capelli di merda non ho detto niente! Ehi, oh, e tu l'hai fatto l'albero? L'albero? Ma sei pazzo. Perché? Ma perché per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole il frutto. Per fare il frutto ci vuole il fiore. Per fare il fiore ci vuole il frutto. Oh, ma l'afi mi sono rotto, non so fare nulla. Questo silenzio mi parla di te. Sì. Anche l'universo mi parla di te. E il sole mi parla di te. La verità, anche il mare mi parla di te, eh? Amore, ma secondo te tutto questo cosa vorrà dire? Che nessuno sa faccio la cazzo su. Scusi, tutto a me stava pensando. Cioè, proprio il romanticismo, proprio a buttare, eh? Io mi sforzo, ma... Capisco questo gossip nel mio confronto. Vabbè, vici durmo. Ci vuole per fare l'albero. Che meraviglia! Bello, no? Bello. Beh, io ho finito, eh? Che cosa? Mi sono truccata. Ti sei truccata? Certo, perché per essere più bella. Ah. Scusa, dopo quanto tempo faccio effetto? Comunque, sono contenta, sono soddisfatta, proprio... Luigi mi ama, mi ama. Sono contento. Cioè, me lo dice, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. No. Non voglio frenare il tuo entusiasmo, però stai attenta. Di che cosa, scusa? Perché se ti dice ti amo una volta, vuol dire che ti amo veramente. Ah. Se te lo dici più volte, vuol dire che è un paraculo. Scusa. Vabbè, Brando, dai, com'è? Quello me lo dice 100 volte.
E quindi è Umberto Tozzi. Ti amo ti, ti amo ti, amo. Ti amo ti, amo. Ti amo ti, amo ti. Amore! Amore! Sì? I soldi che stavano qua dentro, che fine hanno fatto? Investiti. Ah, investiti. Scusa, ma sono una o due parole? Na 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 na. Cavallo, l'ho lasciato a fare il tagliando! E beh, mi devo ricordare sempre tutto io! Non mi hai detto, ieri sera? Ieri sera, sì, sì, sì. Alla sì, festa, sì. Ti sei divertito? Ieri sera la festa ti sei divertito? E com'è? La festa del principe! Sono arrivate tutte! Le donne più belle del reame e Interland! Con queste, dai! La più bella? Me? Si è fatta sotto me! Beh. Sì, era bella lei, sensuale, ti dirò di più, consensuale! A un certo punto... Lei mi ha fatto l'occhiolino. No. Sì, al primo occhiolino. Mi ha intrigato. Ove. Sì. Al secondo occhiolino. Me. Mi ha sorpreso. No. Me. Al terzo occhiolino. Me. Mi ha eccitato. Mi ha eccitato. Me. Al quarto occhiolino. Me. Ho capito che tenevi il tic, che da disgraziata, che sorta di tic. Secondo me è pure una punta di cataratta. Diceva Brozzo, bravo tua sorella gemella. Ma ci sta davvero, va. Rock.
raccogli un fiore e porgilo a una donna. Forse colei che un dì sarà tua sposa. Porgile il più bel fiore fra le mani senza sciupar. Ascolta solamente. Mamma? Non mamma. 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 Ma. Oh, dove sta un cane? Totò! Totò! Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma. Totò! Totò! Ma dove sta un cane? Totò! Ma dove sta un cane? Totò! Amo, che è successo? Scendi, scendi, che è successo? Che è successo? Ma come hai potuto tradirmi con mia sorella? A tua sorella? Vabbè, mi sono confuso. Ti sei confuso? Eh sì. Ma se io sono bionda e lei è bruna? Eh sì, però avete lo stesso cognome. Scusi, che vuoi da me? Il cognome è quello. Amore, perché mi guardi? Amore? Amore, mi sono confuso! Ho trovato un carabiniere. Auè, collega. Auè. Il dottore con l'infermiera. Me. L'avvocato e il militare e anche il prete che sta in preghiera. Preghiera. Ti racconto le mie avventure. Anche questa settimana. Mi diverto con le freddure fra gente allegra e gente strana. Accendi la TV e guardati Mudù. Ridiamo a crepapelle per non pensarci più. E questa vita sai, ridendo cambierà. Se ride tutto il mondo si riempie di bontà. Questa canzone che tu canterai con me, cantala e ricordati che è meglio ridere. Per ridere di gusto sei già nel posto giusto. Se vuoi cambiare il mondo devi ridere di più. Ti rallegra la giornata. Questa pizzica vivace, la tua vita è spensierata, più la balli e più ti piace. Accendi la TV e guardati Mudù, ridiamo a crepapelle per non pensarci più. E questa vita sai, ridendo cambierà, se ride tutto il mondo si riempie di bontà. Questa canzone che tu canterai con me, cantala e ricordati che è meglio ridere. Per ridere di gusto sei già nel posto giusto, se vuoi cambiare il mondo devi ridere. Sai, ridendo cambierà, se ridendo.